Un saluto a tutti e benvenuti al nostro primo appuntamento con Farming Simulator 22. Oggi andremo a scoprire quello che è questo gioco, la versione di questo gioco così tanto attesa. E andremo un po' a vedere quelle che sono alcune sue caratteristiche. E allora, vediamo un attimino. Perfetto. Ok. Allora, premettendo che io già ho giocato precedentemente, la cosa che andrò a fare, innanzitutto, è quella di raccogliere il raccolto qua. Quindi, non fateci caso se il gioco lagga, ma al momento purtroppo, essendo un gioco ancora in via sperimentale, diciamo così, in via di miglioramento, e allora può presentare ancora qualche bug. Ok, allora utilizzeremo per il momento il materiale che ci viene fornito a disposizione in dotazione dal gioco, e poi provvederemo ad acquistarne uno del materiale, diciamo, che ci serve a noi, e iniziamo a trebbiare. Allora, al momento ho notato che c'è ancora un bug per quanto riguarda i contratti. In pratica si portano a termine i contratti, ma al momento non pagano. E ovviamente, se non portate a termine un contratto, ovviamente c'è la, diciamo così, una sorta di penale da pagare, per cui diventa abbastanza, un po', come dire, difficoltoso all'inizio per guadagnare qualcosina. Allora, adesso al momento sto utilizzando una risoluzione bassa, per cui l'immagine non è particolarmente nitida. Allora, la prima cosa che mi è saltata all'occhio, in pratica, è il dettaglio del materiale di risulta, quindi il materiale trebbiato. Ciao Macho King, buon pomeriggio. Scusami, ma siccome qua sto leggendo la chat da un altro dispositivo, ecco la motivazione per cui ti sto rispondendo con un po' di ritardo. E quindi stavo dicendo che la prima cosa che salta all'occhio è il dettaglio del materiale di scarto della trebbia, ovvero tutti i residui, diciamo così, piuttosto filamentosi, per dire, insomma, i bastoncini del materiale raccolto. È ben visibile. Poi ovviamente anche il po' di residuo polveroso, e quindi già rispetto al 19 c'è un punto a suo favore. Infatti, così si notano bene gli scarti di lavorazione. Ovviamente al momento utilizzerò la trebbia in dotazione, poi dopo
venderò buona parte dei mezzi in dotazione e comincerò ovviamente ad acquistare dei mezzi che mi sono molto più che mi servono di più. Ovviamente per quanto riguarda diciamo così la parte dell'usato, c'è chi mi ha chiesto se ne vale la pena o meno acquistare il materiale usato. Allora io per quanto mi riguarda io dico che all'inizio seppur si trovano mezzi abbastanza usurati, il mio consiglio è se volete e se siete come me che badate principalmente agli introiti dell'azienda, allora io vi consiglio di tranquillamente acquistare i mezzi usati, perché praticamente i mezzi usati vi permetteranno di risparmiare un bel po' di soldini. Io ad esempio ho giocato per quasi 12 ore e ho trovato dei mezzi in ottime condizioni e ad ottimo prezzo. In pratica si possono trovare anche occasioni su mezzi ed attrezzature usate e si va a risparmiare fino al 50%. Ovviamente i mezzi possono essere e sono soggetti a maggior necessità di manutenzione, e per cui sicuramente la spesa c'è, ma non è sicuramente diciamo l'impatto non è così forte, diciamo così, netto per quanto riguarda ovviamente il vostro budget aziendale. Quindi alla risposta mi consigli di acquistare materiale usato, macchinari ed attrezzature usate? Sì, se avete l'intenzione di dare la priorità a far crescere la vostra azienda. Ed eventualmente, come a breve farò, venderò la trebbia, questa qui, venderò un po' di cose e acquisterò una trebbia un po' più grande, un po' più capiente. Comunque questa qui in dotazione è ottima. So, hi everyone, welcome to the first stream with the Farming Simulator 32. Welcome to the live stream, welcome to the videos. So I was talking about the used machinery that you can find here on the game, and I was trying to letting you to give a few answer if there is a convenience or not buying some used materials, so harvest machine and so on. I see that in my opinion, if you want to let grow up first and if your priority is the farm, my answer is yes. You have to buy, you can buy
Use at the machinery and you will find machinery for a cheaper price, so you will earn up to minus 50%. And so the first part of this game that I am loving, and saying that this part of wasting material are so close to the reality, and you can see as well the trauma. You can see that is so close to reality. I know that they are not 3D, but I appreciate that there are as well a lot of bugs on this game, but it's yet out, and this game will need a lot of patches, but it's quite good. And the video compart is so heavy, so I have to, in this moment I am playing the game to 720p resolution and high resolution, and I have 1060 video card, and in this moment I am using the video card for live streaming as well, because at the moment hardware for PC, it's the cost is very high, and I don't see the convenience to buy other hardware. Okay. And now that's why at the moment you will see lagging the game during the first part of the game. I don't know why, but I am the all the setting I am using a low resolution, but with a high range of image, and I was saying before that contract at the moment they are not working 100%. You will when you finish a contract, they will not pay you. I don't know if this is a bug. Then there is another bug that when you harvest a field 100%, and when you unload the charge, for example, to the destination, you will not read the mission accomplished by 100%. And he always says that it miss a small part of material, and they not pay you, so you will not accomplish 100% your mission. So at the moment I will suggest you to work on your fields and earn money by selling your products. Et alors, bienvenue dans notre premier rendez-vous avec Farming Simulator 2.
Et alors, ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est la résolution et les détails qu'ils ont les récits de coupage des produits sur le champ. Ils sont beaucoup, beaucoup fidèles à la réalité. Puis j'ai noté et j'ai remarqué aussi que les plantes sont beaucoup, beaucoup très proches de la réalité. Donc, elles semblent beaucoup. Je sais que les modèles ne sont pas en trois dimensions et je suis en train d'utiliser une résolution un petit peu plus réduite parce que j'aurais eu des problèmes de freezing, de perte de photogramme et donc j'ai dû baisser la résolution à 720 p et au maximum, donc haute qualité. Alors je disais que, à mon avis, pour commencer à jouer sur ce jeu, vous pouvez utiliser par exemple cette machine-là pour commencer. Et puis je vais conseiller vous d'acheter aussi les machines et autres choses usées parce que parfois vous allez trouver des très bonnes occasions et vous allez épargner parfois jusqu'à 50%. Donc vous allez payer la moitié. Je sais que parfois les machines utilisées sont plus sujets à la maintenance, je sais, mais vous allez épargner le prix pour commencer. Puis vous pouvez tranquillement acheter les produits neufs. Donc, mon conseil c'est celui-là de commencer. Et si vous trouvez l'occasion dans le marché de l'usine que c'est ici. Vous pouvez acheter les choses. Et voilà. Cinquantacinque per cento. 3 metri, vabbè, poi vediamo. Ovviamente se avete domande, io nel limite della mia esperienza che ho fatto in queste 10 ore, spero di potervi dare eventualmente qualche risposta. Per domande più tecniche, come sempre, io vi invito a passare nel canale di Jason Farm, che oltre ad essere uno streamer, è un bravissimo cultore di farming. E lui potrà darvi tutte ma tutte le informazioni che vi possono tornare utili per quanto riguarda strategie di gioco, poi su farming, consigli per quel che riguarda una tipologia di lavorazione, tutte queste cose qui e quindi Jason Farm ovviamente, ma seguite anche se vi va, insomma, seguite anche me. Ovviamente su Farming 22 per quanto riguarda la semina e la raccolta, ovviamente ci sono dei tempi da rispettare. Quindi rispetto a Farming 19, ecco, non si può raccogliere qualcosa fuori tempo, ma c'è una tabella dove
vi indica, ora vi farò vedere, dove ci saranno indicate in verde il periodo, quindi il mese della semina, e poi invece in giallo il periodo di raccolta. Ovviamente io sto al momento sto utilizzando la mappa francese e devo ammettere che è carina, assomiglia un po' alle mappe di Farming 19, questa qui in particolare, ma comunque è fatta veramente bene. Ovviamente se avete domande, nel mio piccolo cercherò di rispondervi. Ovviamente ribadisco ancora il concetto, per quanto riguarda l'acquisto di attrezzatura usata, ecco, ci sono diverse opinioni, quindi io che sono più per una rapida crescita aziendale, ad esempio, sono più del parere che l'attrezzatura usata si può comprare. Ci sono delle occasioni, i mezzi a volte sono in perfetto stato, quindi parliamo, come mi è capitato prima di iniziare la live, in questi giorni ho giocato, ho acquistato un mezzo che mi costava nuovo 190.000 euro, l'ho pagato 82.000 circa, e il suo stato di salute era praticamente al 90%, quindi voglio dire, a volte anche questione di fortuna, per cui prestate attenzione al mercato dell'usato, tenete sempre d'occhio le offerte. Allora vediamo un po', questo è frumento, Marison è un po' complicato, vedremo poi Marison come arrivarci, per il momento andiamo da Montacarichi. Ok, ovviamente la mappa è molto ben fatta. Allora io da qui prendo la scorciatoia. Ok, qui adesso, guarda questi, fatta cagare sotto. Ecco, ovviamente il bello di questa mappa è proprio questo, questa per il momento è la prima mappa con cui sto interagendo, per cui mi sta garbando, come dice il mio grandissimo amico Fernbus08, e saluto anche Macho King e tutti quanti voi che in questo momento vi siete sintonizzati nel canale, e a voi ovviamente che state guardando questo video in diretta qui su Twitch e ovviamente su YouTube, e questo video ovviamente su YouTube sarà disponibile domenica mattina alle 12. Allora, la cosa importante di questo trattore qui è che si può anche montare un caricatore frontale. Io non lo sapevo, ma poi quando sono andato a rivedere nella nel garage, diciamo così, nel negozio, e sono andato a vedere la configurazione, ho visto che permetteva di anche di utilizzare il caricatore frontale. Poi farò anche, vi darò e vi farò vedere un attimino anche uh,
le varie opzioni. Luciano carissimo, buon pomeriggio e ben ritrovato, grazie per essere passato in live. E allora, in questo momento, beh, sto andando a scaricare il primo raccolto per recuperare un po' di soldini. We Fanbus, grazie per la sub, grazie per il secondo mese di sub. Thank you, thank you. Ah, una cosa che poi ho notato, poi me le farò notare man mano, ovviamente. Grande Fanbus, io stamattina quando tu sei andato in live ho avuto un po' di problemi ad accedere su Twitch, non so per quale motivo non sono riuscito ad accedere più, poi fortunatamente pare che ho risolto il problema e quindi sarei voluto passare a salutarti nella tua live. Comunque grazie ancora, non so se il bot qua ti ha annunciato il sound alert, che qua non l'ho sentito. Guarda, è un po' rombiscato. Vediamo un attimo una cosa, se i sound alert funzionano qua, che non sento i suoni. Vediamo un po'. Ma io qua non sento i suoni. Scusate un attimo. Ah, credo di aver capito il problema qual è. Eh sì. Vabbè, poi me lo sistemo dopo. Ha resettato un po' di cose qua. Devo risistemarmi sound alert. E allora, il tempo di scaricare il frumento qui. E faccio dare un'occhiatina, diamo un'occhiatina ai mezzi qua. Allora, la prima cosa che mi salta all'occhio è naturalmente è notare la gomma con il peso, come è bella schiacciata dal peso. Poi man mano che andremo a scaricare si ridurrà la pressione. Grazie Verbus, è un onore averti conosciuto e averti come subber. Ovviamente sto giocando da tastiera, quindi non è proprio il massimo e quindi mi devo andare a risistemare sound alert. Vi chiedo scusa anticipatamente, non so se il sound alert si è sentito in chat. Se mi fate sapere se almeno in chat si è sentito, cosa improbabile perché ovviamente è staccato. Allora, ottimo Fernbus, il mitico Forza Horizon, se non ricordo male, è quello lì della Lego. Allora, andiamo un po' nel dettaglio, ora vi faccio vedere, osservando le ruote, man mano che si alleggerirà il peso, recupereranno la loro forma. Ah, il mitico Fernbus all'autobus.
Ecco qua. Allora, come vi ho anticipato, c'è adesso la pressione sulle gomme si è ridotta. C'era anche in Farming 19. Ottimo, funziona allora. Adesso funziona. Perfetto. Si è sentita allora? Ma allora forse quando l'ho lanciato io la stampa. Quando ho lanciato io il gioco. Non so perché. Non è andato, ok. Se vedete lo schermo nero per un attimo, fatemi sapere se si è riuscito. Quella fanbus, grazie mille. Devo ripristinare un bel po' di cose qua. Grazie mille per l'hosting. Ah, mi stavo dimenticando di farvi vedere una cosa. Allora, andiamo un attimo nella schermata. Allora, vi faccio vedere un esempio. Allora, mettiamo che io voglio acquistare una trebbia. Ad esempio, se questo me lo fa fare, questa è la trebbia che ho utilizzato io. Ok? New Holland. Charlie Echo, Charlie Hotel 7.70. Qui c'è configura e combinazioni. Allora, configura. Noi andiamo a configurare la macchina in se stessa. Qui cambiando le gomme, ovviamente, andiamo anche a risparmiare qualcosina. Continental, vi faccio vedere da un po' più da vicino. Continental, poi abbiamo Mitas. Un attimo di pazienza. E allora, come vi stavo dicendo, ci sono diverse opzioni. Eccoci qua. Allora, il mezzo, quindi con la scritta configura, si configura il mezzo, quindi le ruote, eventualmente il motore. Ma se vogliamo sapere quali pezzi sono compatibili con la trebbia o più in generale con quell'attrezzatura, andiamo in combinazioni e qui abbiamo tutte le lame, in questo caso compatibili con il mezzo, quindi la Varifeed 28 piedi e poi le varie lame per mais e girasoli. Ammettiamo che noi vogliamo comprare il carrello per una lama, cosa facciamo? Ad esempio, Verifit 28 FT Foxtrot Tango. Andiamo in lame, selezioniamo la lama, andiamo su combinazioni e qui ci dice quale trebbia è compatibile con quella lama, ma soprattutto il portalama. Quindi in questo caso ho
o il 60-30 o il 70-30. Quindi, per sapere cosa va bene con un determinato macchinario o una lama, eccetera, eccetera, si va in quella posizione lì. Spero di avervi dato una dritta. Non so se magari voi ci avete mai fatto caso, prestate attenzione a queste cose qui. E quindi diciamo che anche questo è un ottimo punto a favore di Farming 22, perché ovviamente ci sarà una minore probabilità di poter acquistare un oggetto sbagliato o quantomeno non compatibile al 100% con l'attrezzatura che a noi serve. Io ad esempio all'inizio ho sbagliato perché non ho smanettato e non sono andato a vedere di cosa si trattasse quel menu. Quindi quando dovete cambiare la configurazione di un mezzo o di qualche altra cosa in configurazione, quando invece dovete vedere qualche accessorio, diciamo così, per il mezzo e tutto quanto, c'è quell'altra voce che al momento mi sono scordato. E allora continuiamo. Nel frattempo andiamo a scaricare la trebbia. Poi ovviamente se volete approfondire, come sempre, io vi consiglio di andare nel canale dell'amico Jason Farm, lasciare un follow, seguire il canale. Lui, essendo un cultore al 100% di farming, vi saprà dare anche delle dritte su come coltivare qualcosa, piuttosto una lavorazione. E io ve lo dico perché per esperienza fatta personale mi sono trovato benissimo con alcuni suoi consigli su Farming 19. Ovviamente Farming 19 non lo abbandonerò, ma lo porterò tutte le domeniche mattina dalle 10 alle 12 con Caffè in Farm, dove mentre tra una semina e una trebbiata ci scambiamo due chiacchiere, insomma, e noi insomma ci divertiamo un pochettino, ci svaghiamo. Ok, queste ovviamente ci sono delle scorciatoie che vi permetteranno di raggiungere la vostra farm in maniera più rapida. Ora poi passeremo anche alla lavorazione dei terreni. E vi dirò ancora un'altra cosina a proposito delle lavorazioni dei terreni. Durante l'aratura vi capiterà di trovare dei sassi. Ecco, e questi sassi qui ovviamente, portandoli al trituratore, che praticamente si trova, vediamo un po'. Allora, il trituratore si trova qui, frantumatore. Quando raccogliete le pietre e le portate a frantumatore, vi pagherà una certa cifra. In questo caso, vediamo un po' quanto ci pagano i sassi che noi troviamo, diciamo i sassi in generale. 157 euro ogni 1000 litri. Su un campo solitamente ce ne sono più di 1000 litri, per cui questo vi permetterà di recuperare un po' di denaro. Adesso passiamo alla,
all'aratura del campo. E i mezzi che ci danno in dotazione, devo essere sincero, sono ottimi mezzi. E adesso poi si lavora normalmente sul campo, quindi quando usciranno le pietre, poi inizieremo a... Alla fine c'è un macchinario specifico per raccogliere le pietre. E come ho detto prima, io non sapevo che si potessero anche, diciamo così, smaltire le pietre, ecco, i residui delle pietre al frantumatore. Infatti, io le avevo accantonate in un angolino del campo per fare volevo fare un mucchio di sassi. Poi dopo, andando a guardare meglio, diciamo così, la schermata del mercato, mi sono accorto che praticamente si potevano recuperare altri soldini portando a frantumare le pietre. Questo Massey Ferguson ovviamente è un ottimo mezzo, infatti questo è uno dei mezzi che quando ho fatto il briefing per queste più di 10 ore è l'unico mezzo che non ho venduto. L'unico che ho venduto è quello lì che ho utilizzato per trainare il carrellino. E con una piccola differenza ho acquistato un mezzo usato da 300, mi pare 280 cavalli, 300 cavalli, che era un Massey Ferguson, quello che si trova anche su Farming 22, 19. Un'altra cosa interessante, ecco qua, abbiamo anche i sassi, qua. Un'altra cosa bella per quanto riguarda il comparto animazione, ora vi farò vedere il terreno dinamico, diciamo così. Guardate come si alza il terreno. Ecco, diciamo che è abbastanza realistico. Ad esempio, quando noi andiamo ad arare il terreno e gli sbuffi del terreno lasciano residui, in questo caso qui avremmo dovuto trovare residui sulla striscia gialla, però rispetto al 19 questa animazione è molto più dinamica, diciamo che un po' più si nota meglio. Ecco, qui sul 19 anche c'era, ma forse non era così particolarmente marcata. Se qualcuno di voi magari può anche dirmi: no, da, guarda Fabri, anche su Farming 19 la stessa cosa, allora evidentemente io non ho prestato tantissima attenzione. Quindi ecco qua, vi faccio vedere il dettaglio. Poi andremo, ovviamente faremo una raccolta delle pietre e le andremo a vendere al frantumatore. Anche perché a quanto pare, non posso dirlo in maniera certa, però le pietre potrebbero rovinare le attrezzature. E poi, recuperando pure qualcosina, noi ci andiamo a vendere anche le nostre pietruzze.
le nostre, insomma, le pietre che si trovano sul campo. Poi, ovviamente, in fase di acquisto del mezzo, soprattutto quello usato, se non ricordo male, la scelta degli pneumatici non si paga. Quindi potrete in qualche modo decidere anche di cambiare brand Nokian. Poi faccio vedere anche i nuovi pneumatici. Ad esempio, i Nokian hanno, rispetto a quelli del 19, hanno aggiunto uno pneumatico un po' più semistradale barra fuoristrada, diciamo così, e hanno aggiunto alcuni dettagli. Una cosa che ovviamente un po' ho notato è che i colori di questo gioco, diciamo che sono, forse è stato concepito con l'HDR, High Dynamic Range, ovvero quei colori un po' più sgargianti. Io personalmente avrei preferito dei colori molto più vicini alla realtà, un po' più reali. Però ovviamente diciamo che non tutti hanno questa esigenza. E dico che uso un monitor fotografico di fascia media, diciamo che i colori, la percezione del colore la vedo, e poi anche essendo un appassionato di fotografia di lunga data, tante sfumature le noto, le percepisco un po' di più, diciamo che ho un occhio un po' più allenato. Poi un'altra cosa bella di Farming 22 è il menu del gioco animato. Non so se voi ci avete mai fatto caso, ma quando inizia il gioco e se lasciate aperto il menu di gioco per qualche minuto, ci sarà lo scorrere delle immagini della fattoria, e poi soprattutto ci sarà l'alternarsi delle fasi luminose, diciamo così, le fasi del sole, quindi il giorno e la notte si alternano, ma anche le stagioni, sempre con le variazioni di luminosità, e poi con il cambio del meteo o meteo. E quindi questa è stata una cosa molto molto simpatica che hanno aggiunto gli sviluppatori della Giants. E credo di avervi detto più o meno tutte le impressioni. Dopo una decina di ore di gioco, insomma, ho iniziato a farmi una certa idea. Poi, ovviamente, i menu rispetto a Farming 19, menu quindi mezzi e costruzioni, sono separati. Quindi, diciamo, non è più un'unica schermata orizzontale, ma bisogna scorrere la barra in verticale. E al momento l'unica cosa che, come sempre, che pagano bene in questo caso su questa mappa sono le uova. Poi
Quindi diciamo che io prima di avviare una produzione cercherò di acquistare e installare un pollaio. Ora vediamo un po' se il prezzo di mercato ha raggiunto il picco. Uova, 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 uova. Eccole qua. Allora, adesso c'è il prezzo, si è fermato a 3.000 euro. Io ieri, dopo una decina d'ore, ho notato un picco che stava sfiorando i 6.000 euro ogni 1.000 litri di uova, e che non sono pochi. So sordo. Un'altra cosa, ecco, che mi è venuta in mente, una cosa che gli sviluppatori dovranno implementare, incrementare, e l'intelligenza artificiale delle auto, perché ho notato che queste auto qui non, se hanno il segnale di dare precedenza e c'è un mezzo che arriva, non si fermano. Infatti, ieri mi è capitato di essermi bloccato con Massey Ferguson, non questo qui ma quello grosso, perché un'auto che proveniva alla mia sinistra praticamente non ha dato la precedenza e ha preso in B. Fortunatamente, diciamo che qui su Farming, rispetto ad Euro Truck Simulator o American Truck, non ci sono i danni ai mezzi dovuti a urti, a queste cose qui. Anche se non sarebbe male se venissero implementate, quindi aggiunti al gioco, ma il gioco ha dei grandi potenziali, per cui, considerando anche che è uscito da pochi giorni il gioco, allora diciamo che hanno già fatto anche una patch, hanno rilasciato qualche giorno fa, e quindi niente, bisogna soltanto attendere e vedere un po' l'evoluzione di questo gioco. Bello sto trattore. E allora ditemi un po' chi è rimasto in chat dopo questa capa di chiacchiere che vi ho fatto. Vediamo un po'. Fatevi sentire, chat. Wii Kaiman, buon pomeriggio, buonasera, scusami se non ti ho risposto, ma purtroppo non ho la chat in overlay. Come stai innanzitutto? Spero che tu non stia aspettando la mia risposta da tanto tempo, scusami. Purtroppo non ho un secondo monitor, ma sto utilizzando praticamente la chat con l'app di Twitch. Ti chiedo ancora scusa se ti ho risposto in maniera molto ritardata. E ben ritrovato anche a te, carissimo.
è abbastanza bella robusta. Così leggero questo attrezzo che sembra che non sia stato inserito nel terreno, quando in realtà invece è stato appunto messo nel terreno. Ovviamente approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che mi tenete compagnia durante le mie dirette, ma ringrazio in particolar modo voi che state guardando questo video in replica su Twitch e su YouTube. Mi auguro che io vi stia facendo della buona compagnia e che abbiate trovato eventualmente risposte a qualche vostro eventuale dubbio su questo gioco, eventualmente diciamo così, se eventualmente vi ho suggerito una strategia di gioco, diciamo così, che magari poi vi tornerà utile. Grande Fernbus, io qua purtroppo non so perché oggi non mi sento i sound alert. Poi dopo mi vado a sistemare tutto. Spero che almeno si sentano in live. Funzionano in live, Fernbus? Dai conferma gentilmente. Fernbus, Fernbus, quando guidi l'autobus, perché tu sei Fernbus, bus, bus, pa 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 pa
Abbiamo quasi finito di lavorare sul campo qua. Abbastanza, sì. Messi Ferguson. Fembus. Fembus. Pam 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 Fembus. Fembus. Vanno quindi l'autobus. Fermo sale ale. È diventata una squadra. Il Fairbus Team. Io ho fatto un lavoretto leggermente fatto sottotono.
Frederick, carissimo, buon pomeriggio. Ciao, come stai? Ben ritrovato in live. Oggi, come vedi, sto iniziando la prima live con Farming 22. Mi auguro che tu non sia arrivato da molto tempo e quindi ti ho risposto con netto ritardo. Purtroppo oggi non so perché, ma il software qui di gestione non mi fa suonare nemmeno i sound alert, o non li sento qua. Ma almeno mi sentite in live? Il microfono funziona? Tutto bene, Federico. Tutto bene. Si sente il microfono? Come vi dicevo, l'animazione del terreno risulta molto più realistica. Senza contare il fatto di vedere come lo pneumatico affonda nel terreno. Credo che sia un effetto visuale, infatti non lascia strisce quando lo pneumatico gira da fermo. Le pneu. Abbiamo quasi finito qua. Penso un'altra passata e mezza qua. Poi andiamo a vendere l'ultima parte del raccolto e vediamo un attimino se riusciamo a cambiare la trebbia. Ecco, ora si è usata. Chat, secondo voi, che dite, la cambio la trebbia o lascio quella lì? Che metà del gioco, che dite? Scrivete un po', scrivete un po'. Cus do.
E abbiamo finito, dai. Lasciamo ancora qualche secondo. Questo ovviamente è il deposito della paglia, questo che sta alle spalle del mezzo qua. Allora, andiamo a scaricare. Andiamo a scaricare la trebbia. Trebbia, trebbia. Un attimo solo, andiamo un po'. Allora. Ok, ma allora. Scusate, ma qua ogni tanto. Devo controllare un po' la situation, perfetto. Allora, poi mi controllo con calma le impostazioni del programmino qua. Programmino Wii. Ok, perfetto. Quindi, frumento, frumento, vediamo un po'. Montacarichi, visto che sta più vicino, andiamo al montacarichi. Allora, se non ricordo male. Siete arrivati voi in live e come per magia i cerbiatti sono apparsi. Un pochettino più veloce, ma per il momento non possiamo acquistarlo. 107.000 euro vorrei acquistare una trebbia. Ma non credo sia la spesa, diciamo così, più urgente. Fernabus, quando vedi l'autobus, papparapaparapara.
È interessante questa location. Ne avevo sentito parlare non particolarmente bene di questa mappa. Sicuramente è una mappa che non permette di creare aree industriali, queste cose qui, quindi il posizionamento di prefabbricati o fabbricati, ma è sicuramente una mappa interessante. Ovviamente hanno messo la maggior parte delle automobili che si vedono su questa mappa sono le due cavalli, le Citroen due cavalli, poi mancano le Renault, mancano le Peugeot, le Citroen. Questa è una Citroen, ma mancano le Peugeot. Le Peugeot. Che se voi andate veramente in Francia ne vedrete un'infinità di Peugeot, di Citroën, Renault, e qui ce ne sono veramente poche. C'era una AMI 8, insomma, hanno messo delle auto degli anni 70. Mi auguro ovviamente che vadano ad inserire altri modelli di auto francesi, anche un po' più recenti. Diciamo anche che rispetto a noi, i francesi dal punto di vista patriottico lo sono molto, ma molto più di noi, anche su appunto sulle auto che acquistano. La maggior parte delle auto che si vedono in circolazione in Francia sono prettamente francesi. Poi ci sono anche le altre auto. Allora, 5.000, 112.000 euro, ok. Allora, questo mezzo qua, questo style qua si può mettere anche un oh, sto facendo il giro, giro tutto qua. Questa è il punto dove si compra la Calceviva. Io per errore ieri l'ho acquistata sulla mappa che stava su questa mappa, ma diciamo così, su quella che io ho fatto un po' di pratica, e quindi mi sono ritrovato con un bel po' di questa Calceviva, e non avevo l'utilità, non sapevo come utilizzarla. Adesso andiamo a posare il carrello, questo è, mi pare, eh? Mi sa che forse sto carrello lo vendo, lo cambio. Il rallato è bello, ma fino a un certo punto. Mi sembra di vedere che, ragazzi, mi date conferma che la live va tutto bene? Che non ci sono intoppi? Voi siete la regia, quindi mi raccomando, ogni tanto fatevi sentire. Scrivete qualcosina in chat.
Allora, adesso devo andare al concessionario. Che si trova dall'altra parte. La bellezza di questa mappa è che ci sono appunto questi punti molto pendenti. Ui, Arvid, carissimo. Buon pomeriggio, buonasera. Come stai? Perfetto. Purtroppo qua oggi non so perché, ma non riesco a sentire i sound alert. Comunque, ottimo. Mi fa piacere che almeno questo sta funzionando. Allora, vediamo un pochettino una cosa. Raccogli i sassi. 3800. 6000. 2000. Questa c'ha le braccia più lunghe. Allora, vediamo un po' l'usato. Abbiamo la seminatrice. E 3 metri. Questa. Ventuno mesi di vita. Allora, io devo dire un attimo una cosa, però. I miei veicoli. Tre metri. 600 litri. Per il momento tengo questa qua. Allora, questo quant'è? Questo è 8000 litri. Ok, quindi si può espandere? No. E quindi eravate a sto punto. 8000 litri. Io lo vendo. E ne prendo un altro da 12.000. Iniziamo a fare gli acquisti un po' più oculati. Allora, questo è 12 metri cubi, quindi 12.100 litri, 2 tonnellate, 4. Ovviamente è il peso che voi vedete, in questo caso questo peso qui, è riferito al peso dell'attrezzo. Quindi 8 metri cubi, 8.000 litri e poi il peso dell'attrezzo. Ok, quindi andiamo un po'. Se non ricordo male, quella di default 12.000 euro con l'estensione a 12.000 litri. Ecco, come vi dicevo, in alcuni casi il cambio delle gomme non lo pagate. Quindi 13.000, ok, vediamo qualcos'altro. E poi procediamo all'acquisto. A 22.000 litri. No, io direi di
Io direi che questo è più che sufficiente. Quindi, capacità 12.000 litri. Litri. BTK, BTK. 12.000 litri. Perfetto. Poi mi serve. Intanto configuriamo il mezzo per installare il sollevatore. Insomma, quella cosa là. Allora, configura. Eccolo qua. Hoyer. Allora, quick, mi pare che più leggero è il quick. È importante anche il peso, come vi dicevo. Allora, 100 cavalli, 120 cavalli, 140. Allora, alla fine me ne basta uno leggero. Prendo questo qua. Combinazioni, perfetto, ok. Quindi acquistiamo. Lo acquistiamo perché è leggero ed economico. E poi acquistiamo anche il raccoglisassi. Direi di prendere questo qui. Perfetto. Ovviamente ho acquistato il caricatore frontale perché poi andremo a spostare le pietre quando noi le raccogliamo, temporaneamente le mettiamo a terra. Qui, questa non l'ha messa. Ah, non l'ha messa. Effettivamente. Mi si era incastrato. Allora, configura, abbiamo detto. Aggancio frontale, quick. 1.500 euro. Ecco, vedete? Le gomme non le pago. Imparate questo trucchetto. Eccole qua. Le BKT. No, queste si pagano, ok, quindi. Nokian. Condivisa. Michelin. Continental. Allora, Michelin o Continental, quale ruote volete che io acquisti? Chat, a voi la parola. Facciamo un sondaggio. Allora, ci siamo quasi. Allora. Quindi abbiamo detto Michelin, no? Continental.
Ok, a voi la scelta. Io nel frattempo lo prendo più leggero così. Siccome il peso che deve sollevare è lo stesso, almeno in mezzo è un po' più fluido. Bel sound hanno queste marmitte. Allora, questo lo mettiamo a bordo vampo, che gli serve, mentre invece questo lo andiamo a mettere, lasciamo, mettiamo un attimo qua, poi adesso andiamo a fare pulizia del campo, iniziamo a togliere un po' di sassolini. Ah, e qua l'ho fatto proprio una schifezza, quest'angolo qua, una zozza. Allora X, dispiega, V e raccogli, ecco qua. E noi iniziamo a bonificare prima il campo e poi dopo vediamo un attimino il da farsi. E ieri mi sono fatto tutto questo test e quindi ho saputo alla fine che su questa mappa qua non si butta niente. Sassi vengono recuperati e me li pagano e tante altre cose. È una mappa abbastanza non lineare, nel senso che non è in piano, per cui risulta abbastanza complessa anche da percorrere con mezzi non particolarmente dotati di motori particolarmente performanti. Sappiamo
specie quando si porta un carico, insomma, soprattutto lì al granaio dove è là sopra, risulta poi molto molto complesso da raggiungere. E al momento il contadino come fa, se poi nessuno pagherà. Ah, non male, non male. I nuovi mezzi aggiunti sono un toccasana. Ora poi vedremo nel corso delle arature se continueranno a riemergere questi residui di pietre, quindi capiremo un pochettino se è un qualcosa di temporaneo o se praticamente andrebbe a simulare, diciamo così, un terreno un po' più di consistenza un po' più dura. No, quelli erano mancati. Vedendo qua vanno rimossi tutti, quindi so I was saying that this game is fantastic, and this rock cleaner on the field is a great thing. You can sell the rocks that you bring on your field, and you will send them as I I saw before, so you have to go here in menu and check. Rock, and you will see how much they will pay what you go to sell. Allora je disais que j'ai pensé, j'étais en train de penser si les cailloux on va les retrouver à chaque fois qu'on va faire des travaux sur le terrain, ou si sont choses que ça passe parfois, si le terrain n'est pas un peu plus dur, et donc il va produire des résidus de terrain qui ressemblent à des cailloux, à des pierres. A me quale sta raccogliendo pure con questo? No, ma se faccio così, no, non le raccoglio. Donc sur cette map là vous pouvez vendre des pierres ou plein de fragmentation de pierres. On va voir dans les prochaines avec nos prochains travaux, si
si ça va répéter à chaque fois qu'on va faire de la rature sur le champ. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout au rond. C'est une maison bleue accrochée à la colline. San Francisco se lève, San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lisette et Luc, Sylvia, attendez-moi. Oui, je passe la machine et la chouira. Dai, su che qua per raccogliere tutte le pietre qua ci vuole un bel po'. Allora, questo mosso cambo lo pulisco poi. Perché adesso poi mi converrebbe. Sull'altro campo ne ho trovati molti di più, circa 1500 litri. Qua ci sono ancora pietre. Linda, parapapa, Linda, ipu, ipu. Ci penserò domani. Na na na. La la la, ci sono pietre? Mi sembra di non vederne più, ma qua mi pare che ce ne dovrebbero essere ancora altre. Comunque non vada. No, infatti sono apparse. Ah, e guarda come appaiono tutte all'improvviso. Ehi, ma io queste pietre, ci passo vicino, e si nota. Quella non l'ha presa. Regia, com'è la situazione in live? È tutto a posto? O ci sono inconvenienti tecnici? Fatevi sentire che non vi sento. Se le ste pietre sono sparite, poi ci passa vicino, è come per magia riappaio. Vediamo un po', mi pare che qua non ne vedo. Poi andremo a preparare i campi per andremo a seminare i campi poi quando sarà il periodo. Ovviamente andremo a vedere cosa possiamo piantare, ed in questo momento è agosto, se abbiamo il macchinario giusto a disposizione. Allora
pianteremo o semineremo quello di cui diciamo è pericolo. Ah, dice che pioverà. Vabbè, ma tanto io non devo raccogliere. It's raining again. Na na na, it's raining again. Lo fa piegare? Ah, sì. Ok. Allora, questo quasi quasi lo metto a fianco al serbatoio idrico qua. Ah, poi la cosa bella di questa mappa qui, ora non ho ancora guardato le altre mappe, ma c'è il serbatoio idrico già in dotazione. Allora, di questo a posto. Spero che non abbia bisogno di semi, la seminatrice. Vediamo un po', perché altrimenti devo andare a comprare i pallet di semi. Perché ho provato a caricare i semi nel rimorchio piccolino, ma non li prende. Allora vediamo un po'. Ok, i semi ci sono. Allora vediamo un attimino che coltura si può mettere in questo periodo. Allora, ci dovrebbe essere uno schema da qualche parte. Non è questo. Agosto, ecco qua abbiamo anche il meteo rispetto alla versione precedente. Non c'era, quindi si andava un po'. Ecco qua, a tastone. Allora, possiamo seminare la colza. Al momento possiamo seminare la colza. E poi quello che mi interessa, la vina, tempo di raccolta. Allora facciamo così. Mettiamo la colza, piantiamo la colza e poi procediamo. E quindi, visto che è così, io direi che pianterò su entrambi i campi la colza. Ok, quindi procediamo con la... Allora, intanto salviamo la partita. Speriamo di farcela. Ok, questo è più semplice da utilizzare. Ah, questa è la guida retroversa. Ottimo, allora bus dispiega. Ah, dispiega. Ah, oh. Allora è possibile. Ah, giusto, colza. Ecco, infatti ce l'ha detto. Orzo e colza, ecco qua. So I have been warned by the system about the thing that I was trying to sit. I am out of a period, so I have been awarded. Alors, quand j'ai essayé de planter,
les céréales. Le juge, il m'a dit que ce n'était pas la période juste. Et donc, vous pouvez pas vous pouvez pas rater votre travail. C'est 100 litres. Allora, mettiamo ovviamente la crescita normale. Prima che qua. Un po' la sassi, sì. Mi pare che qua. Allora. Informazioni campo, no, è qua. Neve, sì. Aratura necessaria, sì. Calceviva, sì. Crescita, crescita, crescita stagionale, sì. Velocità dirt normale. Non comprare. Ok, continua. Metri per 3 metri, arrivato a sto punto ho preferito tenermi la mia seminatrice, questa qui già in dotazione, poi vedremo di acquistarne una eventualmente un po' più grande, un po' più capiente. So at the moment I will use this seeder that I have already in the game. Then I will choose to buy a bigger one, biggest one. Mamma mia, sto facendo un lavoraccio proprio una zuz. Ci lavoriamo prima tutti i bardini e poi dopo. Make it to the border. Make it to the border. Na 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 na. Wanna be punted now. Na 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 na. Let's get in here. Però mi sta richiedendo pochi di sì. Il prossimo campo che vorrei acquistare è il campo 42, che è molto più lineare. I think that next field I will try to buy is this one, the 42, because it's very linear. With reference the field that I have in this moment, that I am owner, and then I will try to see different plants and things. It's raining again. Na 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 ba-da-bum. Ovviamente al momento non sto utilizzando alcuna mod. Il mod hub ovviamente sta incominciando a dare il chissi sempre di più. Quello ufficiale, ma c'è anche il mod hub non ufficiale che già ci dà diverse altre mod.
It's ringing, it's raining man. Hallelujah, it's raining man, raining man. Make it to the border. Speriamo di fare un lavoro decente qua. Di cosa ne sta richiedendo poco, se consideriamo che appena per il momento all'8% del serbatoio qua. Fammi sistemare un po' meglio sto punto qua. It's raining again. I know. Ne vedremo delle belle poi quando inizierà a nevicare qua. Ovviamente cercherò anche di ampliare la farm con una stalla, un pollaio, qualcosa del genere. Per il momento diciamo che testiamo questa mappa e vediamo com'è. Muove bebe, muove bebe, muove bebe. Baby, 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 baby. Movino, don't stop dancing, baby. Movino, she can drive me crazy. Movino, she can drive me crazy. Pa-pa-da-dum, pa-da-da-dum, pa-da-da-dum. E allora approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi che siete venuti a farmi compagnia in questa prima live di Farming 22. Il nostro appuntamento con Farming 22 è tutti i sabato pomeriggio dalle 15 e 15 fino alle faremo un paio d'ore insieme. Allora poi voglio approfittare come sempre per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia e soprattutto voi che mi state guardando in replica su Twitch e voi che state guardando invece questo video su YouTube, che troverete tutti i lunedì a mezzogiorno sul mio canale YouTube. Se siete interessati ad acquistare Farming Simulator 19 e altri giochi multipiattaforma,
con prezzi scontati fino al 70% nella descrizione dei video, sia qui su YouTube, scusate, sia su YouTube che qui su Twitch. Troverete 5 link che sono appunto il link per acquistare i giochi scontati multipiattaforma fino al 70% di sconto. Poi troverete altri 4 link che sono i miei canali social media, che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente anche Twitch. Poi per quanto riguarda voi che state guardando questo video in replica su Twitch, non lasciate il canale per chi continuerà la programmazione del canale delle repliche passate con Caffè in Farm su Farming Simulator 19. Detto questo, io vi ringrazio come sempre e adesso poi inizio a fare anche il mio giro di saluti consueto in lingue straniere, quindi inglese, francese e poi in lingua napoletana. E allora, allora merci beaucoup pour m'avoir fait de la compagnie. J'espère que vous avez bien gré ma direct. J'espère, je veux dire merci à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch et naturellement merci à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur mon canal YouTube. Les vidéos de Farming Simulator 22 seront disponibles sur mon canal YouTube le lundi à midi. Et si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à multiplateforme, à prix réduit jusqu'à moins 70%, multiplateforme, donc Farming Simulator pour Xbox, PlayStation et ordinateur, vous pouvez trouver, vous allez trouver dans la description des vidéos 5 liens qui sont les liens pour acheter. De la site internet pour acheter le jeu à prix réduit. Puis, autres 4 liens que sont les liens pour suivre ou visiter simplement, tout simplement mes canaux social media que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal à suivre. Ça va continuer la programmation du canal avec Café en Farm sur Farming Simulator 19. Vous pouvez regarder cette vidéo en réplique sur mon canal YouTube lundi à midi. Vous allez trouver même sur mon canal YouTube tous les liens pour que je vous ai dit. Avant et puis naturellement vous allez trouver aussi 5 liens 4 pardon 4 liens que sont mes canaux social media YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. S'il vous plaît, ne quittez pas le canal et vous allez regarder la continuation de la programmation. Merci beaucoup à tous. E allora voglio, io approfitto per ringraziare come sempre la compagnia. Spero che vi è piaciuta sta prima diretta che riguarda Farming Simulator 20 Roica. Se siete interessati a vacca Farming Simulator 20 Roi, Farming Simulator 19 o addio che scontata, multipiattaforma. Quindi o computer, a PlayStation, l'Xbox, eccetera, eccetera, da descrizione o video, sia che in coppa a Twitch che in coppa a YouTube, trovate 5 link in descrizione, che sono appunto link a un link per il sito internet dove potete accattare i giochi scontati fino al 70%, quindi sparagnate a usare le risorse, e poi 4 link che sono i canali sociali miei, che sono YouTube, Facebook, Instagram
e naturalmente Twitch. Pupù che state guardando sto video in replica che anche a Twitch, non lasciate il canale perché mo continua continua la programmazione del canale con format Caffè in Farm con Farming 19, il format era domenica e mattina, e se vi va passate in tuo canale Twitch a domenica e mattina 10 e mezzi buoni, ci facciamo una chiacchierata, ci facciamo due risate e passiamo una, ci facciamo una specie di aperitivo insieme. E allora io vi ringrazio a tutti quanti, grazie mille a tutti per la vostra compagnia. Thank you so much everyone for your company. Merci beaucoup pour votre compagnie. E state buona. Ciao ciao. Ciao El Jones. Grazie per il follow al canale. E mi dispiace che tu mi abbia trovato a termine della live. Se ti va, domani mattina dalle 10 alle 12 sarò in live qui su Twitch con il format Caffè in Farm, un format un po' più leggero per divertirsi un pochettino, svagarsi di mattina. E allora grazie ancora, thank you so much, grazie mille a tutti, grazie ancora soprattutto a te carissimo Il Jones. Ah ok, forse era la replica, comunque va benissimo, dai, ti ringrazio ancora di cuore, buona continuazione a tutti e quindi vi aspetto domani mattina, la domenica mattina su Farming 19 Caffè in Farm per voi che state guardando questo video in replica. Grazie mille a tutti e state buoni, alla prossima, ciao!